Facciamo un altro passo avanti nello studio delle potenze in regime sinusoidale. Alla fine della lezione precedente abbiamo definito la potenza istantanea P con T. Questa potenza l'abbiamo definita per un bipolo passivo dove Vt è la tensione ai capi del bipolo di tipo sinusoidale e Idt è la corrente che attraversa il bipolo. Con la corrente abbiamo detto il ritardo dell'angolo di sfasamento φ rispetto alla tensione. La rappresentazione vettoriale di queste due grandezze sinusoidali, realizzata utilizzando i fasori, è di questo tipo. Il fasore della tensione risulta essere disposto sull'asse degli immaginari del piano di Gauss, e la corrente indicata con questo vettore I risulta essere in ritardo dell'angolo φ rispetto alla tensione. Facciamo adesso un passo avanti, come abbiamo detto, andando a definire due componenti della corrente I, le due componenti rispettivamente ottenute proiettando il vettore I sull'asse dei reali e sull'asse degli immaginari. Quindi facciamo questa prima proiezione sull'asse dei reali e otteniamo un vettore appunto dato dalla proiezione che chiamiamo I con R. Procediamo con la proiezione anche sull'asse degli immaginari, quindi sulle ordinate, e andiamo in questo caso ad ottenere una componente del vettore I che chiamiamo I con A. Quindi dalla scomposizione che abbiamo fatto, noi possiamo dire che il fasore della corrente sarà dato dalla somma vettoriale delle sue due componenti, I con A più I con R. Esaminiamo le due componenti I con A ed I con R. Abbiamo che rispetto alla tensione V ai capi del bipolo, che è questa, la componente I con A risulta in fase con V mentre la componente I con R risulta in quadratura rispetto a V, cioè risulta essere sfasata di 90 gradi o pi greco mezzi radianti in ritardo sulla tensione. Se andiamo a esplicitare analiticamente il valore delle due componenti, avremo che la I con A è data dalla proiezione di I sull'asse degli immaginari, che per il teorema di Pitagora applicato al triangolo dove la I rappresenta l'ipotenusa e la I con A il cateto adiacente all'angolo φ, avremo che I con A risulta essere quindi pari al modulo di I, che è I con M, per il coseno dell'angolo φ, che appunto rappresenta lo sfasamento della tensione rispetto alla corrente, ma che in questo caso stiamo utilizzando nell'applicazione del teorema
di Pitagora. L'altra componente della corrente è la corrente in quadratura I con R. No, adesso scusate, per completare la precedente, qua abbiamo indicato il fasore, quindi dobbiamo anche indicare l'angolo. Questo è semplicemente il modulo. L'angolo di fase della I con A risulta essere uguale a pi greco mezzi, essendo disposto lungo l'asse degli immaginari. Dicevo, adesso passiamo alla I con R, quindi il fasore relativo alla componente I con R della corrente sarà uguale al modulo dell'ipotenusa, quindi al modulo di I, che è il valore massimo della corrente, questa volta per il seno dell'angolo Φ, perché si tratta dell'altro cateto, del cateto dell'angolo opposto rispetto a Φ, e la fase di I con R sarà, come vedete, essendo I con R giacente sull'asse dei reali, la sua fase sarà ovviamente 0 gradi o 0 radianti. Quindi questi sono i due fasori relativi alle due componenti della corrente. Dai fasori noi possiamo anche scrivere le espressioni nel tempo delle corrispondenti componenti sinusoidali della corrente, perché questi due fasori non saranno altro che rappresentativi a loro volta di due componenti nel tempo della corrente. Quindi possiamo definire una I con A nel tempo relativa al fasore I con A, quindi questa avrà ampiezza pari a I con M per il coseno di Φ, quindi pari al modulo del fasore, come sappiamo, per il seno della pulsazione, che continua a essere omega per tutte le grandezze in regime sinusoidale del nostro esempio, che sono tutte isofrequenziali ovviamente, poi al quale sommiamo la fase corrispondente a pi greco mezzi. Per quanto riguarda invece la I con R, facciamo lo stesso procedimento, quindi la componente nel tempo relativa al fasore I con R avrà modulo pari al modulo del fasore, quindi Im seno di Φ, e andamento sinusoidale legato semplicemente a omega t, essendo la fase uguale a zero. Essendo I con A e I con R le due componenti di I, noi possiamo ovviamente scrivere che la corrente sarà data dalla somma istante per istante delle sue due componenti IA più IR. A questo punto possiamo riprendere l'espressione della potenza istantanea, la prima che abbiamo dato, e sostituire nell'espressione generale i due andamenti, le due rappresentazioni di Vt e It che abbiamo ottenuto fino a questo punto. Quindi avremo che la P di T, la potenza istantanea, sarà data dal prodotto della tensione Vt, che ha espressione Vm coseno di omega t, per la corrente I di T, che a questo punto sarà data dalla somma delle due componenti. Quindi qua esplicitiamo la somma delle due componenti, e andiamo a vedere cosa succede se adesso iniziamo a fare le sostituzioni. Quindi iniziamo a sviluppare il prodotto. Sviluppando il prodotto abbiamo che la potenza istantanea risulta essere espressa da due, a sua volta da due componenti come la corrente. Una prima componente
data da questo termine, una seconda componente è data da quest'altro termine. Chiamiamo il primo P con A di T. E il secondo P con R di T. Fatto questo, risulta quindi che P di T è uguale alla somma di due componenti, la P con A di T e la P con R di T. Questi due componenti della potenza risultano determinate dal fatto che abbiamo scomposto la corrente nelle due componenti in fase e in quadratura con la tensione V. Andiamo ad analizzare meglio gli andamenti di queste due correnti rispetto alla corrente originale I. Se rappresentiamo nel tempo la corrente I di T e le sue due componenti IA e IR, otteniamo un andamento di questo tipo. Qua in arancione vediamo l'andamento della corrente I di T e nella colorazione rossa vediamo l'andamento della IA di T e nella colorazione azzurra l'andamento della IR di T. Se osserviamo nei dettagli gli andamenti, scopriamo che la corrente IA, quella in fase con la tensione, raggiunge il massimo all'istante t uguale a 0, così come faceva la tensione stessa, essendo anch'essa avente anch'essa fase pi greco mezzi come la corrente IA. Mentre invece la IR di T risulta avere valore 0 proprio in corrispondenza dell'istante t uguale 0, e questo ovviamente legato al fatto che si tratta della componente in quadratura, quindi quando la IA raggiunge il massimo, la IR passa per lo 0, e questo vale sia per i valori positivi, il raggiungimento del massimo della IA, sia per i valori negativi. Infatti, se noi qua individuiamo il minimo della corrente IA, vediamo che corrisponde sempre col passaggio per lo zero della corrente IR. Sviluppiamo adesso separatamente i due termini della potenza istantanea. Partiamo dalla PA di T. PA di T, riscriviamo la sua espressione che è questa, è Vm coseno di omega T per IA di T, dove possiamo esplicitare IA di T ottenendo dove ho riscritto la IA nella sua espressione estesa, sviluppando il prodotto, raccogliamo i termini costanti, i coefficienti costanti, che sono Vm per Im per il coseno di phi, e poi rimangono i termini variabili nel tempo, gli andamenti di tipo cosinusoidale, coseno di omega t e sinusoidale, seno di omega t più pi greco mezzi, che sono sempre moltiplicati. Continuare nello sviluppo di questa espressione, utilizziamo una identità trigonometrica generale, di validità generale, che è quella già utilizzata nella lezione precedente, che dice che il seno di un generico angolo alfa al quale sommiamo pi greco mezzi in radianti, questo è uguale al coseno dell'angolo alfa. Per
Se adesso noi sostituiamo questa identità trigonometrica in questo termine qua che compare nella PA di T, otteniamo vedete che il termine seno di omega t più pi greco mezzi, utilizzando questa identità trigonometrica, diventa di nuovo semplicemente coseno di omega t. Adesso, se continuiamo nello sviluppo, è chiaro che qua compaiono due termini, coseno di omega t per coseno di omega t, quindi l'espressione si trasforma ancora. In questa Vm per Im coseno di φ, che sono termini costanti, per il coseno al quadrato di omega t. Per vedere ancora maggiormente nel dettaglio dove ci porta l'analisi di questa espressione, utilizziamo un'altra identità trigonometrica di validità generale, che è questa. Che dice che il coseno al quadrato di un angolo alfa è uguale a 1 più coseno di 2 alfa diviso 2. Se adesso noi sostituiamo questa identità in questo termine, otteniamo l'espressione Vmim cos φ, la parte costante, per 1 più coseno di 2 omega t fratto 2. Sviluppiamo ancora il prodotto di questa, con questa frazione, otteniamo e quindi sviluppando ulteriormente il prodotto, arriviamo all'espressione finale . Analizziamo meglio i termini di questa somma. Allora, abbiamo un primo termine, questo, che è Vmim mezzi coseno di φ, questo è un coefficiente costante una volta dati i valori al Vm a Im e all'angolo di sfasamento fra i vettore tensione e corrente pari a φ. Quindi questa è una parte costante. Questa parte costante della potenza prende il nome di potenza attiva. La seconda parte, invece, questa, è una parte variabile di tipo cosinusoidale con pulsazione doppia rispetto a quella alla pulsazione della tensione e della corrente nel nostro circuito in regime sinusoidale. Questa parte ad andamento cosinusoidale, cioè a valor medio nullo, prende il nome di potenza fluttuante. Prima di proseguire, analizziamo questo prodotto Vmim mezzi che compare nelle due componenti della potenza attiva istantanea. Allora, Vmim fratto 2. Questo io lo posso riscrivere in questo modo, Vm fratto radice di 2 per Im fratto radice di 2. E questo è uguale proprio a Vm Im
a numeratore, a denominatore avrei radice di 2 per radice di 2, quindi diventa semplicemente 2 sarebbe radice di 2 al quadrato, cioè 2. Ma Vm fratto radice di 2 non è altro che il valore efficace della tensione che noi indichiamo semplicemente con la lettera V maiuscola, e Im a sua volta fratto diviso radice di 2 è il valore efficace della corrente. Quindi il termine Vm Im fratto 2 non è altro che coincidente con il termine V per I, col prodotto dei valori efficaci. Quindi questa uguaglianza noi la possiamo riportare nella nostra espressione. Quindi risulterà PA di T, la potenza attiva istantanea, uguale a V per I coseno di Φ, più ancora V per I coseno di Φ per il coseno di 2 omega t. Quindi ripetiamo, abbiamo una parte costante, questo è un valore costante, e una parte sinusoidale a frequenza doppia rispetto alla frequenza delle grandezze sinusoidali, tensione e corrente. Vediamone quindi graficamente la rappresentazione della potenza attiva istantanea. Eccola qui, la potenza attiva istantanea risulta essere quindi data da due componenti. Allora abbiamo una componente costante, la parte costante è in questo grafico è questo valore costante qui è la nostra P con A, possiamo chiamarla P con A oppure semplicemente come più spesso si fa con la lettera P maiuscola, quindi P uguale V per I cos Φ, e questa viene chiamata potenza attiva che abbiamo detto essere un valore costante. La potenza invece fluttuante, la parte variabile, ha andamento cosinusoidale, questo rappresentato appunto nel grafico, di per sé sarebbe a valore zero nullo, quindi simmetrico rispetto all'asse delle ascisse. Qua quello che vediamo rappresentato con l'andamento sinusoidale è tutta la potenza attiva, qua abbiamo l'espressione della potenza attiva che appunto, essendo sommata la potenza fluttuante a un valore costante, questo non fa altro che traslare, questa somma per un valore costante non fa altro che traslare l'andamento cosinusoidale e portarlo a oscillare intorno al valore costante uguale alla potenza attiva. Notiamone alcuni particolari di questa potenza attiva istantanea, che appunto è questa. La PA di T, questa, quindi questo andamento cosinusoidale rappresenta la potenza attiva istantanea. Dicevo, notiamone alcune caratteristiche. Allora, intanto, siccome i coefficienti, cioè il valore di P della potenza attiva, cioè il termine VI cos Φ, coincide con l'ampiezza
qui cos phi della sinusoide. Quindi quando la sinusoide raggiunge il suo massimo pari a Vi cos phi, sommata ancora a Vi cos phi, la potenza attiva istantanea raggiunge il massimo, che sarà due volte V per I cos phi. Quando la potenza fluttuante raggiunge il suo minimo negativo meno Vi cos phi, sommato alla parte costante Vi cos phi, quello che otteniamo è il valore minimo della potenza fluttuante, che ovviamente è uguale a zero. Sotto nel grafico, questi andamenti tratteggiati rappresentano l'andamento della tensione V di T e della componente della corrente in fase con la stessa tensione. Quindi il fatto che siano in fase si vede perché appunto raggiungono i massimi e i passaggi per lo zero coincidono tra di loro, e si vede che il massimo della potenza attiva istantanea si ottiene quando entrambe V e I hanno raggiunto il massimo. Lo zero della potenza attiva istantanea si raggiunge quando entrambe la corrente IA di T e VT passano per lo zero, quindi in tutti i passaggi per lo zero la potenza attiva istantanea raggiunge il valore massimo, e si vede poi che i valori massimi vengono raggiunti della potenza attiva istantanea vengono raggiunti anche quando IA e T sono contemporaneamente al massimo negativo, però essendo il prodotto di due valori negativi mi riporta meno per meno più, quindi mi riporta un valore massimo positivo per la potenza attiva istantanea. In questo grafico si nota anche che la frequenza della potenza attiva istantanea è doppia rispetto alla frequenza della tensione e della corrente che la determinano. Quindi abbiamo sviluppato la prima componente della potenza istantanea, quella che prende il nome di potenza attiva istantanea. Nella prossima lezione non ci rimarrà da fare che sviluppare il secondo termine della potenza attiva, quella che abbiamo chiamato la PR di T, che prende il nome di potenza reattiva istantanea.